Ciao a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con i libri. Oggi vi parlo di un romanzo uscito da pochissimo tempo per la casa editrice Frassinelli, pubblicato da un autore di cui ultimamente si sente parecchio parlare, un po' per la qualità dei suoi romanzi, un po' perché recentemente tratto da un suo romanzo un film di notevole successo che è Cloud Atlas, L'Atlante delle Nuvole, finalista anche questo al Booker Prize, uno dei premi più importanti dal punto di vista della letteratura internazionale. Sto parlando di David Mitchell, per chi ancora se lo stesse domandando, e in particolare dei Custodi di Slade House, pubblicato da pochissimo per la casa editrice Frassinelli. Ebbene, ci troviamo davanti ad un romanzo davvero particolare. Per lui sono stati realizzati anche diversi book trailer. Chiedo alla regia di farceli vedere. Nel frattempo parliamo più nel dettaglio della trama. Ebbene, voltato l'angolo di una via di Londra, proprio dove occhieggiano le vetrine di un popolare pub tipicamente inglese, lungo il muro di mattoni che costeggia un vicolo strettissimo, al momento giusto troverete l'ingresso di Slade House. Un perfetto sconosciuto vi accoglierà chiamandovi per nome e vi inviterà a entrare. Nonostante una sinistra fascinazione, la vostra prima reazione sarà la fuga, ma presto vi accorgerete che allontanarsi è impossibile. Ogni 9 anni, l'ultimo sabato di ottobre, gli abitanti della casa, una strana coppia di gemelli, estendono il loro particolare invito a una persona speciale, sola o semplicemente diversa: un adolescente precoce, un poliziotto fresco di divorzio, un timido studente universitario. A ciascuno di loro manca qualcosa: un padre, un amore, la popolarità. E la casa che non c'è sembra pronta a soddisfare ogni singolo bisogno. Ma che cosa succede dentro a Slade House? Per chi ha varcato la soglia, scoprirlo è questione di un attimo ed è già troppo tardi. Ebbene, questo romanzo è raccontato in un arco temporale dal 1979 al 2015 e si svolge l'ultimo sabato di ottobre, quindi a ridosso di Halloween, per il quale sarebbe effettivamente una lettura estremamente consigliata. Un'avventura gotica nel quale l'autore ci porta in una sorta di dimensione parallela. E non è facilissimo parlare di questo romanzo perché è bene entrare dentro allo spirito di Slade House direttamente attraverso la voce dei protagonisti, che sono di volta in volta questi personaggi che vanno a visitare questa casa e alternando i due gemelli che ci vivono. Non vi parlo nemmeno dei loro nomi perché a seconda dei capitoli e dei periodi storici hanno nomi differenti, quindi non vorrei anticiparvi troppo. Fatto è che ogni capitolo riguarda un anno specifico. A partire dal 1979, ogni 9 anni i cancelli di questa villa, che si spalanca in realtà su una sorta di realtà parallela, ma non è esatto dire così, però prendetelo per buono almeno inizialmente, perché anche il meccanismo di come funziona questa villa è davvero particolare e lo scoprirete man mano che leggerete. Accoglie delle persone. Queste persone rappresentano proprio praticamente la vita di questa casa, ma non solo di questa casa, anche dei loro proprietari, che hanno delle necessità particolari ogni 9 anni per poter mandare avanti tutto quello che sta attorno. E quindi scoprirete insieme ai visitatori che cosa succede a chi entra a Slade House e soprattutto come mai nessuno ne esce più. Chiaramente partono anche delle indagini per andare a scoprire che cosa succede a certi personaggi, anche se in realtà i gemelli scelgono sempre persone che hanno particolarità o che comunque difficilmente hanno dei parenti che andrebbero a reclamare la loro scomparsa. Un romanzo molto particolare e strano, un po' nello stile di David Mitchell, che ci ha già abituato a trattare con storie su livelli paralleli, su dimensioni diverse, con tanti personaggi al suo interno. Una storia che è nata un po' quasi per scherzo tramite Twitter e che ha trovato invece poi un largo consenso. Una storia scritta in maniera non necessariamente scorrevole, ma che si ferma su molti punti dettagliati di questa casa, della vita di chi ci va a risiedere, ma anche di chi è
il benefattore di questa villa, di questa tenuta, che tutto il resto dell'anno, per tutti i 9 anni, sembra non esistere. Invece in questo vicolo di Londra compare improvvisamente una porticina che conduce in questo mega giardino su cui risiede appunto questa villa, che ha delle particolarità, delle stanze comunicanti, ma andando in alto si scende, insomma, troverete delle cose davvero particolari. Farete la conoscenza di questi due gemelli davvero particolari. Ma è destinata a durare in eterno oppure avrà un tempo limitato? Lo potete scoprire senz'altro con la lettura dei Custodi di Slade House, che trovate già in libreria, ed è una lettura perfetta per Halloween. Lo consigliamo anche a tutti coloro che amano i romanzi gotici. E con questo consiglio termina anche l'appuntamento di Bookmania di oggi. Vi do appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni. Buona lettura!